buono, sorella. Cercavo proprio lei. Mi dica, sorella. Un attimo, che scendo. Padre, le chiedo scusa, sono ancora molto male, sto ancora molto male perché, vede, è morto il mio cane. Lei lo conosceva? Sì. Il mio cagnolino Fuffi, una personcina, non le dico. Mi faceva compagnia da 15 anni, proprio come un figlio, per me come un figlio. Infatti è proprio per questo che sono venuta a chiederle un grande favore, padre. Mi dica. Ecco, padre, sono venuta a chiederle se può fare il funerale al mio Fuffi. Funerale? No, sorella, noi non facciamo funerali ai cani. Ma io lo so, però, sa, siccome Fuffi per me era come un figlio, lui parlava quasi con me, era un cane fantastico, 15 anni, 15 anni insieme. Lei capisce, padre, da quando è morto sto malissimo. La prego, faccia il funerale al mio cane. Sorella, io mi unisco al suo dolore, mi rendo conto, ma noi non facciamo funerali ai cani. Va bene, padre. E dire che ero disposta a pagare 20.000 euro per il funerale del mio Fuffi. Sorella, mi scusi, ma non avevo compreso che il suo cane era cattolico. Venga, ne parliamo in sacrestia. Sì, padre. La carrozza con quanti cavalli?